Salve a tutti ragazzi, oggi siamo di nuovo qui con commenti idioti su Facebook. Di solito li divido per categorie, però questi qua sono inclassificabili, sono proprio idioti generali, diciamo. Allora, quando una ragazza, questo qua ha messo la foto coatta, fragica, no? Ha detto, quando una ragazza ti molla, tu grida gli America, perché siete Stati Uniti e l'amore non si usa. Ma questi qua sono quei momenti che a me mi dispiace che non vi faccio vedere la faccia mia, guarda, che non faccio i video mentre registro queste cose, perché dovreste vedere le facce che faccio io, guarda. Veramente, per riuscire a non bestemmiare ogni volta devo mi muovo tipo uno che sta tarantolato, tipo come se c'ho attacchi epilettici. Lasciate perdere, va, meglio che vedete che cazzo sto a combinare io da quest'altra parte dello schermo. Allora, questo qua ha scritto: prestate attenzione, alcune persone rumene con profili falsi stanno mandando in privato dei videomontaggi che vi ritraggono il viso con il corpo nudo, non appartenente al vostro. Il viso sì, il corpo no. Chiedendo poi soldi affinché non venga postata addirittura anche su YouTube. Non vi lasciate intimorire, avvisate subito la polizia postale. Fate copia e incolla, PS. Se vi capita il mio, avvisatemi, grazie. Dilla tutta. Dillo che hai mandato il video tuo nudo a qualche d'un altro e mo te sta ricattata e sei inventato sta cazzata, Dillo, ammettilo. Salve a tutti. Ho mal di testa ininterrottamente da 10 giorni che non passa con nulla. Ora ero con mio padre in cucina, ho sentito dire il mio nome a bassa voce, ma era molto chiaro. Lui ha giurato di non avermi chiamato. Pensate ci sia qualcosa in comune tra il mal di testa e questa voce che ho sentito, cioè, capito? Quello il padre rincoglionito che lo chiama, poi si scorda che ha chiamato. Questo che si pensa che non è il padre che ha chiamato, quindi lo associa al mal di testa, al macello, una famiglia di rincoglioniti dei pazzi. Mamma mia, oh. Pensate, il braccio destro del Papa fa visita ai fedeli di sega, guarda, proprio questo veramente. Giusto il braccio destro del Papa ci vuole andare a fare visita ai fedeli di sega, guarda. Mannaggia, ragazzi. Salve ragazzi, ho una domanda da farvi. Io sono amante del cinema horror e stasera trasmettono L'Esorcista, ma mia madre si è arrabbiata dicendo che non posso vederlo perché sono incinta. Dice che potrebbero esserci percussioni ci stanno, certe, a batteria proprio, in gravidanza, guardando film horror. Qualcuno sa dirmi qualcosa di più al riguardo? Grazie mille, sì, esce il fion demoniato, esce. Mannaggia. Questo qua praticamente aveva chiesto, questo ha fatto pure il giro di Facebook questa foto, aveva chiesto la torta del Little Pony, dei pony, no, quello dei bambini, e questo gli ha fatto la torta del Little Tony. Mannaggia, poraccia. Ma pure quello che ha fatto sta cosa, ma non mi è venuto il dubbio che forse qualcosa inquadrava, no? La mia ex, Jay, non si connetteva su WhatsApp la sera perché diceva sempre che sveniva in bagno. Quando poi usciva e spompinava, ragazzi, brava cagnolina. Che vuol dire che sveniva in bagno? Che faceva sveniva questa? Dicevo, sono le 9:15, sto per svenire, ci sentiamo domani. Boh, non ho capito questa. O forse dice veniva. La prima ragazza che ho avuto mi ha lasciato dopo un solo giorno che stavamo insieme perché, secondo lei, non ero abbastanza coatto. Inutile dire che l'ho preso come un complimento, hai fatto bene, questo non era abbastanza coatto. O chi voleva uscire con cipolla? Mannaggia, oh, poraccio. Questa è un'altra torta. Oggi è il compleanno del mio amico Davide, che è fan di Madonna. E per festeggiarlo noi amici gli abbiamo fatto fare una torta, ma il destino ha voluto che io non mi sia spiegato sufficientemente bene con il pasticcere, e che quindi la torta sia accidentalmente uscita non con la Madonna la cantante, bensì con la Madonna. Si è fatta la torta con la Madonna. Questo ci può stare pure chi si fa, quelli dell'oratorio se fanno queste torte, poraccio. Guarda che faccia, ci è rimasto male, non va, posso far vedere la faccia tua, però c'ha proprio la faccia triste. Poi che cazzo te fa la torta con la foto di Madonna la cantante, è meglio questa, guarda. Ah, questo qua dice, praticamente questo qua su TripAdvisor ha fatto una recensione su sto ristorante giapponese, e questo qua ha detto, ci sono andato con il mio fidanzato perché amiamo il sushi, quindi loro sono esperti di sushi, no? Sono proprio appassionati, diciamo. Ma dopo ieri ci siamo ricreduti, uno schifo assoluto, il pesce era crudo. Ma dico io, come si fa a vendere pesce crudo tra l'altro ad un prezzo molto alto? La gente non si sente male. Io ci manderei l'ASL per farlo chiudere. Mai più sushi la prossima volta, pizza fritta. Ciao, neppure la cotta ha fatto. Mamma mia, certo è proprio ritardata. Scusate il termine, ma la gente è proprio decerebrata. E questa gli ha detto, dice, ah chicca, ma che cazzo ti dice la capoccia il pesce? Ah, dici che ami il sushi e non sai che è il pesce crudo. Ah, mo voglio leggere un attimo questo qua, eh. Abbiate pazienza un attimo, perché è un attimino lungo, però è divertente. Allora, questo qua praticamente è una conversazione privata tra un maschio e una, tra una ragazza e una ragazza, no? Allora, questa qui gli ha detto a lui, forse è meglio se smettiamo di sentirci. Allora lui dice, perché? Che succede? Lei dice, perché mi sono resa conto che non sei il genere di ragazzo che sto cercando. Cioè, so che sembra troppo scontato e superficiale, ma hai troppi pochi likes.
dice, quindi per favore smettila di scrivermi altrimenti ti blocco, poraccio, proprio, dice, così a random, cioè, ma almeno dammi una spiegazione migliore, porca puttana, no? No, invece no, ma c'è sta che lo fa, io ho detto già sto coso passo, me lo so se ho detto, ma c'è sta che lo fa, tu c'ha pochi like, quindi non vale in cazzo per certa gente. Comunque vabbè, poi lui ha pubblicato suo screenshot sulla pagina Boom Friendzoned, che c'ha un sacco di gente che la segue, no? Allora uno sotto gli ha scritto, ragazzi riempiamolo di likes, no? Ha detto, ragazzi, allora riempiamo di like, visto che questa qui l'ha accannato per questo motivo, no? Allora questo qua di botte è arrivato a 783 like, capito? A sto punto, quindi lui si è fatto risentire da lei e gli ha scritto: grazie per avermi sbloccato. Dice, sì, vabbè, dai, muoviti, non potevi dirmelo via chiamata. Dice, no, perché voglio che rimanga scritto. Cioè, lui ha chiamato e gli ha detto, sbloccami, no? Perché lui ovviamente voleva fargli lo screenshot. Allora dice, ok, bene, potresti andare a controllare il mio profilo. Dice, sì, ma non ne vedi il motivo? Tu fallo e non te ne pentirai. Oddio, ma... Dopo ha visto tutti i like, ha detto, oddio, che scherzi. No, non scherzo. Allora ha detto, ma tu hai fatto questo per me? Non ci credo, certo, perché non avrei dovuto? Sì che dovevi, ora posso vantarmi di parlare con un ragazzo con tanti likes, le mie amiche non ci crederanno, mannaggia. Bene, sono contento che ti sia piaciuto, però mi dispiace, ora è meglio non sentirci, sai com'è, non è abbastanza like per parlarmi, addio piccolo sbolfiato, bravo, bravo, bravissimo, guarda, vaffanculo, va. Ma pensa come ragiona certa gente, da pelle a calcio in culo certa gente, scusate la violenza, ma quest'altro invece in coma vegetativo da 4 anni, si sveglia e bestemmia. Cioè lui si vede che sta bestemmia, ieri è rimasta sul gruppone quando è nato in coma, no? Stava per fare magari l'incidente e stava per bestemmia, però niente, ha fatto il botto, ieri è rimasta in coda sta bestemmia, quindi appena si è svegliato ha dovuto liberare subito, capito? Ecco, questo qua invece vi ricordate il buon Sabrino, ragazzi, il buon Sabrino, vi ricordate il buon Sabrino, voracio, il cane supplì, il cane mucca, il cane obeso che è morto per colpa dei veterinari incompetenti, che è andato in cielo, no? Voi ricordate, no? Sta nel cuore di tutti, e questa qua guardate che foto ha messo, no? Il gatto obeso, no? Lei ha detto, ho portato la mia gatta dal veterinario per sapere come stava andando la gravidanza, mi ha detto che è solo grassa. Questo qui andava d'accordo con Sabrino. Andava d'accordo proprio. Lei pensava che era incinta, invece c'era solo il gatto obeso. Mannaggia, ragazzi. Quest'altro invece, guardate, ce l'ho fatto il septum. Praticamente il septum è l'orecchino al naso, no? Alla piccola Tecla. Non si voleva far prendere, ma poi ce l'ho fatta. Yo, 23, boom. Ok. È bellissima, vero? Per info sui prezzi contattatemi, faccio piercing ai gatti, mi sto specializzando, tutto pulito e igienizzato, prezzi bassi. Avete capito? Guardate qua. Questo qua ha fatto il piercing al gatto. Io veramente, ragazzi, poi fanno bene animalisti a incazzarsi con questa gente. Guarda sto poro ma che cazzo te dice la capoccia? Andiamo avanti, sennò mi incazzo veramente quando comincia a bestemmiare, guardate, veramente. Questa qua invece è una pagina, veri uomini italiani, capito? Questo qua è la pagina, il gruppo, anzi, per i veri uomini italiani. Qua tutti maschioni, ragazzi, qua tutti maci. Questo qua ha scritto, ha fatto sta domanda, tecniche di rimorchio in disco, scatenatevi, quindi datemi consigli su come rimorchiate voi, no? Allora cosa qua ha detto? Io gli chiedo se mi accompagnano a prendere una cosa in macchina, funziona sempre, ma sicuro. Un'occhiata e una palpatina. Mi va dritto al dunque, capito? Usato due volte, sei l'amica di Deborah, lei, Deborah chi? E inizia a parlare. Vabbè, ma che poi alla fine, io, vabbè, voglio fare lo struzzo, però tante di queste cose funzionano, Non stanno tanto a scherzare questi, Nell'orecchio i tuoi occhi mi ricordano una stella. Ah, questa sicuramente proprio funziona, guarda, questa veramente proprio, guarda. Basta guardarla dritta negli occhi, dici, è il tuo giorno fortunato, baby, ci manca solo baby. Ma vaffa, chi sei? 007? James Bond? Hai da cambiare 500 euro? Sorvoliamo se questa potrebbe funzionare o meno. Sorvoliamo perché non voglio mettere male di cacca con nessuno. Ma dove sei sparita l'altra volta? E parli del più e del meno. Poi limone, su, diretto. Come ti chiami? Non ti sento. Abbassati e ripeti al microfono. Che cazzo di tizio, io vorrei vedere sta gente in azione in discoteca, come io vorrei vedere qua, perché questi poi, questi fanno davvero queste cose, capito? Da quella gli dice come ti chiami, poi dice non te sento quando lei gli risponde, gli dice basta di ripetere il microfono, così te sento meglio. E che microfono poi, mi immagino certi microfoni là sotto, c'hanno quelli da televisione dei microfoni, c'hanno, di la verità, altro che gruppo maschi italiani. Le balli vicine, quando siete attaccati le fai capire che parte del tuo corpo apprezza la sua presenza. Eppure questo, raga, qua non posso di incazzo, perché che ve devo dire, io queste sono le cose che funzionano, ragazzi, mo parliamo se chiaro, Comunque, vabbè, dai, per oggi è tutto, dai, pure per oggi vi ho fatto sentire un po' più intelligenti della media, Vabbè, dai, ci vediamo al prossimo video. Un saluto!